Solo negli snow park, che iniziano a diventare vere e proprie destinazioni turistiche per i più giovani. La città di Trento e il Monte Bondone offre un'offerta Snow and the City. Con 140 euro si dorme due notti in ostello, che ci siamo pure noi con la nostra combricola, a fare un po' di festa. E in più, appunto, due giornalieri sulla località Monte Bondone. Anche lo snowpark di Bardonecchia continua a crescere. Abbiamo sviluppato tutta l'area del freestyle, sviluppando uno degli snowpark più estesi in Italia, e la stazione ci ha sempre creduto molto. Da lì siamo cresciuti e con l'aiuto di diversi sponsor siamo arrivati a proporre pacchetti turistici e grossi eventi. Mentre per i principianti e per chi ha voglia di non sentirsi costretto all'interno di un'area ideale è lo snowpark di Brescia. Un'area freestyle di 8 km dedicati soprattutto al principiante, al medio e al livello esperto del riding. Ma non si innova solo sulle strutture, ma anche nell'attrezzatura. Skipass è una vetrina incredibile per tutte le case produttrici che qui vengono a mostrare i loro modelli di punta, le novità e soprattutto applicano lo sconto fiera. Risultato, migliaia di giovani e non solo vengono a sbirciare quali saranno le prossime tendenze. Tra le novità, sci che sembrano galleggiare sulla neve e somigliano sempre più a surf da onda, e non è un caso. Sci sempre più ecologici e snowboard che forse riusciranno ad avvicinare il popolo delle tavole da neve, amante della musica ad alto volume e delle mode, alla vera montagna, quella da scalare. Prossimo appuntamento con il TG2, come ogni sera alle 20:30. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.